Scusatemi per l'abbigliamento formale, ma prima di iniziare il video ci tengo a precisare alcune cose. La prima cosa, ho passato patente, quindi ho un... non dico tantissimo tempo libero, ma ne ho comunque un bel po'. La serie che iniziamo oggi è una serie horror, come ho detto all'inizio, e terrei a sottolineare il fatto che per le prime ore, quindi facciamo prime tre ore di gioco circa, non rivela tante sorprese, non dà tante sorprese, ma quello che c'è scritto all'inizio del videogioco, cioè che contiene contenuti che potrebbero disturbare la visione a persone che hanno un'età inferiore a 13 anni, quindi a ragazzi o persone che effettivamente sono sensibili verso questo tipo di cose, sconsiglio la visione io. Per le prime tre ore no, in caso farò un breve intro per video in cui cambia. Ci tengo a dire che è un gioco fantastico, se avete la possibilità scaricatelo perché è gratis da Steam. E in questi giorni stanno facendo la patch per tradurlo in italiano. Riguardo a questa cosa, nel video userò moltissimo l'intercalare tipo, e praticamente non me ne sono reso conto, perdonatemi tantissimo, ma nella traduzione che ho dovuto fare in maniera alquanto istantanea per la complessione del gioco è uscita una cosa, cioè le frasi uscivano in questo modo. Mi spiace ancora, potete riderci sopra quanto volete per la mia orribile traduzione in inglese, ma io ho cercato di fare il mio meglio. Vi lascio il video, come vi ho già detto, ricordate che è un horror e non vi sto prendendo per il culo, come ho già detto all'inizio del video. Spero che vi piaccia, buona visione. Beh ragazzi, sono Ghisius, dopo secoli, millenni, quello che ne avete voglia, qua c'è il rosso. Riusciamo su Doki Doki, allora, Literature Club. Per chi non conoscesse questo gioco, non giudicate dalle apparenze. Non è carino come sembra. Esatto, perché un paio di giorni fa esattamente stavamo parlando di ehi Rosso, ti va di fare un horror? Sì, quale facciamo? Doki Doki Literature Club. Questo gioco non è adatto per bambini che sono facilmente, o persone che sono facilmente disturbate. Ok, ansia, depressione, non hanno... vabbè. Ti risolte cosa? Devi pure accettare. Accetti tipo... che hai meno 13 anni, che consenti a essere esposto a contenuti altamente disturbanti. Cominciamo molto qui. Cliccato I agree. Mi scusi, I agree così. Vi giuro che non è una presa per il culo. Cioè, la premessa non sembra affatto horror, la cosa più lontana all'horror dell'universo, però... Text speed, window, ma posso fare anche il full screen? Skip, unseen time, music volume, sound volume, auto, forward, penso vada bene? Sì. Nuovo gioco, inserisci il tuo nome, cosa non facciamo? Ah, boh. Parla di quattro ragazze, aspetta. Beh, il senso c'è... Vabbè, allora, cioè, scordatevi che io faccio la voce, non la farò mai nella vita, già è tanto che traduco. Ehi, tipo, vedo una ragazza fastidiosa che corre verso di me in una distanza, ondeggiando le sue mani nell'aria come se fosse totalmente ovvio che la sua... Ah, che stia cercando di attirare attenzione su di sé. Questa ragazza è Sayori, la mia vicina di casa, mia cara amica. Fin da quando ero un bambino, scusate ma l'audio mi sta spaccando il timpani. Avete presente quel tipo di amici che non avreste mai detto finiste amici, ma la cosa va avanti da così tanto tempo che alla fin fine lo siete diventati. Di solito camminiamo a scuola insieme in giorni come questi, ma iniziando le high school, quindi la scuola superiore, quando viene la prova, di solito dorme sempre di più di quanto dovrebbe e sempre più spesso finisco per l'aspettarla, quindi vabbè, ok, mi insegue balle varie. Comunque sospiro, ah sì, ok, sospiro, mi fermo all'attraversamento e aspetto che Sayori mi raggiunga. Cos'è questa faccia qua? Tipo, ho dormito ancora, ok. Ci ho dormito di più ancora. Ma ti ho raggiunto questa volta. Va bene. Ma solo perché ho deciso di fermarmi e aspettarti. Va bene. Lo dici come se volessi ignorarmi, tipo.
scusa. Va bene così. Devo chiamarmi cazzo, no. È tipo. Desmine è una cosa brutta, Kirito, tipo è cattivo. Beh, se le persone cominciano a guardarti strano, non voglio che guardino. Che iniziano a pensare che siamo una coppia o una cosa di questo tipo. Va bene, va bene. Ma mi hai aspettato dopo tutto. Quindi penso non volessi essere cattivo anche se lo volessi. Va bene, giochi di parole. Comunque, dicevi Sayori. Ah, no, come dici Sayori? Sì, sì, va bene tutto. Va bene. Attraversiamo la strada insieme e andiamo a scuola, va bene. Non appena ci avviciniamo, la strada. Volvo. Si fa sempre più piena di studenti che si cominciano la loro attività mattutina. Comunque, Kirito. Perché ho scelto questo, no? Scelta tua, e io provo però. Hai deciso in che club entrare a far parte? Un club? Te l'ho già detto, non sono interessato in nessun club. Non ho neanche guardato che club ci sono. Eh? Non è vero. Mi avevi detto che saresti andato in far parte di un club quest'anno. L'ho fatto. Tipo, sono sicuro che è possibile che l'abbia fatto in una delle nostre numerose conversazioni dove ho probabilmente lasciato perdere e molto sfacciatamente gli ho detto quello che... Cioè, non me ne stavo fregando minimamente di Sayori, traduzione proprio non letterale, ma quello è il senso. A Sayori piace preoccuparci un po' troppo riguardo a me, quando sono perfettamente contento con la vita che faccio di solito e spendendo il mio tempo libero in giochi. Giusto. Giusto. L'avevi detto, l'ho aggiunto io. Sì, non è che in inglese adesso vuol dire anche l'avevi detto. Stavo per l'appunto parlando di quanto sono preoccupato che non impari a socializzare o non hai nessuna skill prima del college. La tua felicità è molto importante per me, lo sai? E so che sei felice adesso, ma mi viene da star male al fatto che tu diventerai NEET, uno che non lavora e non studia. Ok, disoccupato. Esatto. In un paio di anni perché non sei abituato al mondo reale. Credimi, ok? Ah no, tutti fidi di me, vero? Non farmi continuare a preoccupare riguardo a te. Va bene, va bene. Hai vinto. Guarderò un paio di club se questo ti può rendere felice. Nessuna promessa, però. Mi prometterai almeno che proverai un pochino. Pochino, sì. Sì! Penso che posso prometterti anche quello. Yeah! Questo non ha bisogno di traduzione. Perché mi lascio sempre leggere con. Con facilità. No, why do you get lecture by social car frigo? Tipo una ragazza così. Mi viene scialba, ma scialba è proprio raffinato. Vabbè, lasciamo scialba. E in più sono sorpreso che. Cioè li lascio. Alla fine la faccio in modo. Cedo a lei praticamente. Penso che vedendola preoccupare così tanto riguardo a me mi fa venire voglia di farla rassicurare almeno un pochino. Quindi, anche se esagera qualsiasi cosa all'interno della sua testa, cioè lo manda a livelli esponenziali, concordo con il protagonista. I giorni di scuola sono ordinari come sempre e è finita prima ancora che me ne renda conto. Quando mai? Ma anche se fosse lo stesso giorno ripetuto all'infinito lo troverei noioso in una maniera incredibile. Non è vero. Dipende. Dopo aver raccolto le mie cose, comincio a fissare il vuoto, praticamente comincio a fissare senza nessun pensiero il muro, guardando per una oncia di motivazione. Oncia, facciamo qualcosa che di motivi. Club. Sayori vuole che io guardi un po' di club, quindi non ho altra scelta che iniziare con il club degli anime, mi sembra giusto. C'è nessuno? Tipo, Sayori? Sayori deve essere entrata nella mia classe mentre stavo spaziando. Mi guardo intorno e realizzo che sono l'unico rimasto nella classe. Ah, pensavo che ti avessi incontrato nell'uscita dalla classe, ma ti ho visto sederti qui spaziare, quindi sono entrata. Onestamente, sei peggio di me a volte. Sono impressionato, ma cosa? Lo sai che non devi aspettarmi.
e questo apparentemente ti porterebbe a arrivare tardi al tuo club. Beh, ho pensato che magari, sai, un po' di incoraggiamento, quindi ho pensato... Hai pensato cosa? Beh, che tu potresti entrare a far parte del mio club. Sei club di anime, sì. Sayori... Sì? La espressione era tipo... Sì? O una cosa di questo tipo. Non farò mai parte del tuo club. Nessuna ragione al mondo. Cattivo. Perché sto facendo le voci? Ho detto che non volevo farle. Sayori è il vicepresidente del club di letteratura. Non che io fossi mai stato dell'idea che avesse nessun interesse in letteratura. Infatti sono sicuro al 99% che l'ha fatto solo perché voleva... pensava che fosse divertente iniziare un nuovo club. Così, visto che è stata la prima a mostrare interesse, dopo chi ha proposto il club, quindi la presidente ovviamente, ha ricevuto il titolo di vicepresidente. Ecco, detto, mi interessa in letteratura. Ok. Non esistono. Sì, esatto, sono... Sì! Sì, andrà nell'anime. Andrò al club degli anime. Cartoni animati! Non farò mai più queste cose. Andiamo! Per favore! Non fare le voci, ti prego! Non è una voce da tipo... Era una subica. Ma perché ti importa così tanto, comunque? Esatto, perché ti importa se faccio le voci, sì, o no? Ho tipo detto al club ieri che avrei portato un nuovo membro e quindi... E Natsuki ha fatto... Penso si pronunci così, perdono. Natsuki più veloce. Ha fatto i cupcake e tutto, quindi... Non fare promesse che non puoi mantenere, Dio! Non posso dire se Sayori veramente... ha veramente questa tazza fra nulla e se... O se ha pianificato tutto questo dal principio. Lascio uscire un lungo sospiro. Va bene. Mi fermerò per un cupcake, ok? Chiamatelo. Sì, devo andare. Andiamo al club di letteratura. In modo... E così, oggi marca il giorno in cui... Vendetti la mia anima per un cupcake? Non è un buon affare. No. Dejectively, giuro che non ho la minima idea. Senza obiezioni, penso. Seguì senza obiezioni i signori attraverso la scuola e fin sopra una sezione della scuola che visito raramente, essendo generalmente usata per le terzo anno, no, le classi del terzo anno, no. E le attività, ok, sì. Sayori prende energia, proprio apre ma swings e tipo proprio spalanca la porta della classe. Tipo, ascoltatemi tutti, il nuovo membro è qui. Te l'ho detto, non chiamarmi nuovo membro della serie. Non sono ancora nuovo membro, e sono qua per i maffi. Mi guardai attorno alla stanza. Ragazza 1, ok, sì, perché il nome ovviamente non possiamo saperlo. Sì. Benvenuto al club di letteratura, è un piacere incontrarti. Sayori dice sempre cose belle riguardo a te. Davvero? Hai portato un ragazzo? Non giuro, non ucciderò mouse mai più così. Un modo per uccidere l'atmosfera? Ah, Kirito! Che bella sorpresa! Ancora ride. Cosa? Kirito. Basta! Non ci stavo pensando! Benvenuto al club. Le parole, tipo, mi lasciarono la mia mente in questa situazione. Tipo, non avevo parole. Questo club... È pieno di ragazzi incredibilmente carini. Cazzo, ma perché? Che stai guardando? Se vuoi qualcosa, dillo. Scusa, Natsuki. Ok, questa è Natsuki. Questa ha fatto i cupcake. Dammi i cupcake. Ragazza con un carattere molto freddo, cui il suo nome sembra essere Natsuki, è una che non riconosco. La sua figura piccola mi fa pensare che probabilmente è una del primo anno. E inoltre quella che ha fatto i cupcake, ecco, perfetto, riguardo a quello che dice Sayori. Ah, puoi solo ignorarla quando, sai, gli girano così. Sayori lo dice in modo, cioè, piano nel mio orecchio, si gira e si gira verso le altre ragazze. Comunque, questa è Natsuki, sempre piena di energia. Sì, e questa è Yuri, la più intelligente del club. Non dire cose di quel tipo. Tipo Yuri che appareva che appare ovviamente più timida ma più matura, sembra avere
cioè non sembra passarsela bene parlando con altre people, altre persone, a differenza di Sayori Natsuki. Felice di conoscervi. E sembra che tu conosca già Monica, giusto? Giusto, giusto. È bello vederti ancora qui. Che cosa è mai questa? Ma tra parentesi, io posso... Oh! Intanto bravo Sam. Ah, ok, grazie! Che salvataggio istri... facile. Ah, ah, ok, wow. Ritorna, ritorna? Sì. Ok. Monica sorride dolcemente, ok. Cosa ho fatto? Ah, ah, ok. Ah. Si vede la gomma, perfetto, perché? Non lo spoglio. Fa tutto. Sì. Ci conosciamo dal tutto. Ci conosciamo da un po'. Abbiamo parlato raramente, ma eravamo nella stessa classe l'anno scorso. Monica probabilmente è la ragazza più popolare della classe. No, era probabilmente la ragazza più popolare della classe, intelligente, bellissima, atletica. Vabbè, ce l'ha tutte lei. Praticamente completamente fuori dalla mia riga, dalla mia range, ok? Diciamo così. Quindi vedendo lei che mi sorride mi fa sentire così genuinamente l'italiano fa sentire bene. Bene. Perché io mi ostino proprio letteralmente? Anche a te, Monica. Perché mi interrompi, Sayori? Vieni a sederti, diritto. Abbiamo fatto spazio per te al tavolo, quindi puoi sederti vicino a me o a Monica. Ti porterò i cupcake. Ehi! Oh, li ho fatti io, quindi li porto io. Scusa, mi sono fatta trasportare un po' dalle voci. Quindi, chiedete se faccio un po' di tè anch'io? Ok, quindi hanno sistemato un po' di, le ragazze hanno sistemato un po' di tavolo, un po' di banchi per fare un tavolo. E come Sayori mi aveva detto, sì, c'è uno spazio a Monica e uno vicino a Sayori. Natsuki e Yuri camminano agli angoli della stanza dove Natsuki praticamente prende una teglia. E Yuri ha tre, non so cosa sia. Avrà preso mi sembra un vassoio o qualcosa di incartato. E Yuri invece apre l'armadio. E ancora sentendomi inadatto prendo un posto vicino a Sayori. Giustamente non andiamo vicino a Monica, andiamo vicino a Sayori, mi sembra quanto giusto mi sei... per adesso. Natsuki invece marcia probably quindi fiera indietro al tavolo e con penso il vassoio nelle mani, sì. Treno lo so. Ok, siete pronti? Tipo tada. Ci si prima la tipo stiamo facendo citazioni, non fateci caso. Quindi Natsuki alza questa cosa che copriva il vassoio e rivela mostra una dozzina di bianchi fluffy fluffy tipo morbidi cupcake decorati perché decorati con le orecchie da gatto. Sì, no, le vibrisse sono so che Whiskers è vibrisse e sono disegnate e non so icing vabbè con pezzi di cioccolato freddo e quindi con icing e invece pezzi di cioccolato vengono usati per fare le orecchie, va bene così carino kawaii. No, questo gioco non è giapponese e l'ha fatto un inglese per vostra informazione. No, si sa mai che pensate male. Non avevo idea che eri così brava a cucinare, Natsuki. Ora lo sai, quindi sbrigati a prendere una. Sayori ne afferra uno, dopo Monica e io invece a seguire. È buonissimo, buonissimo, lo stai mangiando per esempio, quindi buonissimo. Vedi che ci ho azzeccato, Sayori parla con la sua bocca piena di... È icing, non so cos'è, comunque si è sporcata la faccia in qualche modo. Quindi faccio girare il cupcake nelle mie dita guardando per il miglior angolo su cui prendere un morso. È un cupcake, mangialo, è simmetrico. Natsuki è silenziosa. Non posso notare se non che sta guardando nella mia direzione. Cioè sta spiando nella mia direzione. Sta aspettando che io prenda un morso. Finalmente lo mordo e quindi... The ice is beautiful flavor. Non so cos'è l'icing, giuro. Rimarrà un... La crema è così... ha così un buon sapore. C'è profumo, figo. Non lo so, qualcosa. No, flavor dovrebbe essere tipo essenza, una cosa così. È molto buono, tipo. È molto buono.
Perché mi stai richiazzando? Non è che io non l'ho già. Non l'ho già sentito. Non l'ho già sentita qualche. Tu l'hai sentita? Che cosa? Non è che stai cercando, non è che. Non è come. Perché mi ringrazio? Ce l'ha detto prima? No. Te l'ha detto prima? Sei il Nazuki? È un po' limitato. Vabbè, non può tenere a mente tutto probabilmente. Sì, sì. Non l'ho già sentito da qualche parte? Ah, non è come se io. Ah, ok, non è come se io li abbia fatti per te o un anno di tipo, tipo. Quindi sì, ok. Pensavo che avessi fatto. Sayori ha detto. Beh, forse. Tipo. Cioè, ma no, no, non per te. Questo qua è lo stereotipo della idiota. Tsundere, uguale. È presente. Tipo, idiota. Bac! Cazzo, è lei. Va bene, ho capito, ho capito. Lascio perdere con Nazuki la logica strana, la strana logica di Nazuki e lascio perdere, quindi I dropped the conversation, quindi I dismissed the conversation, quindi lascio perdere la conversazione. Io ritorno al tavolo portando del, cioè, giuro, a volte vengono le parole in inglese e non quelle in italiano, portando del tè, quindi piazza le tazzine del tè in fronte a ognuno di noi prima di sedersi, prima di appoggiare la teiera vicino al vassoio di Cupcake. Tenete un set intero per il tè in questa stanza, tipo? No? Non preoccuparti, gli insegnanti ci hanno dato il permesso. Dopotutto, non... Ah sì, non ti aiuta una bella tazza di tè caldo a apprezzare di più un libro? Penso... Non lasciarti intimidire, Yuri. Sto cercando di impressionarti. No, è così. Insultata, Yuri guarda da un'altra parte. Intendo dire, sai, ti credo, non ti preoccupare. Te e lettura possono essere. Non sono magari un passatempo per me. Cioè, nel senso, non sono una combinazione giusta per me. Però, sai, almeno il tè mi piace. Allora sono felice, perfetto. Yuri smile, stavo dicendo, sorride timidamente in sollievo. Monica alza un sopracciglio e dopo mi sorride. Ok, quindi cosa ti ha fatto considerare il club di letteratura? Cioè, cosa ti ha fatto scegliere il club di letteratura? Ero spaventato da questa domanda. Qualcosa mi dice che non dovrei dire a Monica che ero... Sai, tipo trascinato dentro in questa cosa di situazione da Sayori. Non mi sono unito ancora a nessun club, scusate. E Sayori sembrava veramente felice di avermi qui. Quindi, ok, non sentirti imbarazzato. Faremo in modo che tu ti senta a casa, ok? Come presidente del club di letteratura è il mio dovere di fare in modo che il club sia divertente e eccitante. Ah, quindi lei la presidente. Per tutte le persone. Ah sì, effettivamente non l'avevo ancora detto, giusto? Però l'avevo preso come... No, non l'aveva già detto, forse. Io non ci ho fatto caso, pensavo fosse l'altra io. Monica, sono impressionato. Cioè, sono sorpreso. Come... Ah no, non l'avevo ancora detto, infatti sto dicendo. Come sei arrivata a decidere di iniziare il tuo club personale? Ah sì, potresti essere un membro importantissimo per qualsiasi altro dei club principali. Vabbè, sì. Non eri il leader del club di dibattito l'anno scorso? Ah beh, sai, da essere onesta, non potevo sopportare tutta quella politica sui club più importanti. Quindi sembra come se non portasse niente che a discutere sul budget, la pubblicità e preparare gli eventi. E preferisco che di qualcosa di molto più personale, che personalmente mi diverta e da cui posso trarre qualcosa di speciale. Come hai fatto a cambiare posizione così velocemente, però va bene. Detta. E mi incoraggio... e se incoraggiare altri nella letteratura... se posso venire ad incoraggiare altri nella letteratura, allora sono molto felice di esaudire questo desiderio. Monica è veramente un gran leader. Yuri annuisce, quindi... allora sono sorpreso che non ci sono altre persone in questo club. Nel senso, sei tu che sei una bella... come l'ho detto... deve essere difficile iniziare un nuovo club. Così proprio è bellissimo. Cos'è? Come può venirti in mente di tenere il dito in questo modo? Perché no? Che è scomodissimo, poi tra parentesi. Oh mio Dio, cioè, devi abbassare il mio lo so. Sì, scusa. No,
Beh, lo potresti mettere. Togli quelli. No, molte persone sono interessate in sprecare il loro tempo in qualcosa di completamente nuovo, specialmente quando si tratta di qualcosa che non ti attrae la tua attrae la tua attenzione, come la letteratura. Devi lavorare pesante e convincere le persone che devo riavviare questa. Quindi devi lavorare duro per convincere le persone che sia sia divertente che worthwhile, nel senso vale la pena farlo, nel senso non è tempo buttato via. Ah, ma rende gli eventi di scuola, come i festival, molto più importanti. Sono confidente che tutti possono crescere in questo club prima di graduarsi, quindi di diplomarsi, sì. Giusto, ragazzi? Sì, faremo del nostro meglio. Lo sai, puoi scommetterci. Facciamo con puoi scommetterci, meno puoi scommetterci. Tutti annuiscono, e tra parentesi, dove ti capita questa situazione? Uno vorrei sapere, se non siamo in una light, non una visual novel, dove ti capita questa situazione qua? Siamo seri? Mai. Mai. Tutti quindi annuiscono felici. Così, ragazze così diverse, tutte interessate nello stesso obiettivo. Monica deve aver lavorato molto duro per... sto morendo. Molto duro per trovare queste tre ragazze. Per questo motivo magari erano così entusiaste per... l'idea di un nuovo membro, che per l'arrivo di un nuovo membro, anche se non so se posso mantenere il ritmo con il loro livello di entusiasmo riguardo alla letteratura. Quindi Kirito, che cosa ti piace leggere? considerando quanto poco ho letto in questi anni, non so se è un modo giusto per rispondere a questa domanda. Manga. Lo dico tra me stesso, quasi scherzando. Nazuki, la testa di Nazuki improvvisamente si alza e quindi sembra che voglia dire qualcosa, ma sta zitta. Non così tanto un lettore, devo dire. Beh, può cambiare questa cosa. Cosa sto dicendo? Ho parlato senza pensare, guardando il sorriso triste di Yuri. Comunque, e invece cosa mi dici di te, Yuri? Beh, vediamo un po'. Ah, Yuri, cioè questa è una, cioè questo è filosofeggiare manco. Yuri con il suo indice, quindi, fa passare il bordo della tazza. Ah, come con le sue dita. Proprio tipo... Sì, sì, no, era filosofica come cosa, oh, questa cosa, Dio, qua. I miei preferiti sono di solito romanzi che... No, non novelle, non fatemi confondere. Romanzi che costruiscono un profondo e complesso mondo fantasy. Il livello di creatività e proprio il lavoro dietro di questo è incredibile, secondo me. Ho saltato un pezzo? No, ok, non saltato di no perché ha laggato un attimo e non ho capito. Salva, di come salvare il mondo. Salviamo. Dicembre 1, 15, 25... Ah, ma è il mio orario del PC, ok. Ah sì, raccontare una storia in un mondo così straniero è molto impressionante. Yuri va avanti, chiaramente appassionato riguardo la sua lettura. Sembrava così riservato e timido nel momento in cui sono entrato, ma ovviamente il modo in cui i suoi occhi si illuminano quando è messa in uno stato di comfort nel mondo dei libri. Ah no, i suoi occhi si illuminano quando per l'appunto parla di libri e non di persone. Ma lo sai, mi piacciono un sacco di cose. Storie con un profondo, elementi profondi, elementi psicologici profondi, che di solito mi immergono bene nella lettura anche quelli. Non è incredibile come un lettore, come uno scrittore può deliberatamente prendere vantaggio delle tue mancanze di immaginazione per lanciarti completamente in un loop, in un ciclo, in un'avventura, facciamo. Comunque, stavo leggendo molti horror ultimamente. Ho letto un libro horror una volta. Cerco di aggrapparmi disperatamente a qualcosa che posso correlare al mio minimo livello. A questo punto Yuri potrebbe... Ah, ok. Fino adesso Yuri potrebbe aver avuto una conversazione con una roccia e sarebbe stata la stessa cosa. Davvero? Non mi sarei aspettato questo, Yuri, per qualcuno così gentile come te. E devo mettere sotto carica il PC. Sì.
prima che tipo mi dica sì, penso che tu possa dirlo. Ma questa, se una storia mi fa pensare o mi trascina in un altro mondo, allora davvero non riesco a smettere di leggerlo. Horror surreale a volte molto ha molto successo a cambiare il modo in cui guardi al mondo, anche se per un breve istante. Odio l'horror. Cosa? Tipo, io solo Nazuki. Gli occhi. Dart, cioè tipo mi guarda un po' di striscio per mezzo secondo. Niente. Va bene. Giusto, sì. A te di solito piace scrivere riguardo a cose carine, giusto? Nazuki. Kawaii! Cosa? Che cosa ti dà quell'idea? Hai lasciato un pezzo di carta rotolato all'ultima riunione del club. E sembrava che tu stessi lavorando a un poema chiamato Nadia Nadeva! E ridavi l'idea! Va bene, va bene. I tuoi cupcake, i tuoi poemi, cioè poesie facciamo, perché poema mi viene veramente d'annunzio male. Tutto che fai è così carino come te. Sayori scivola dietro Nazuki e mette le sue mani sopra le spalle. Non sono carina! Nazuki, ti piace scrivere le tue poesie? Sì, a volte. E perché ti interessa? Penso che sia impressionante. Perché non condividi i poemi a volte? Non ti piacerebbero. E non sono convivente con quello che scrivo, ok? Capisco come Nazuki si senta. Condividere quel livello di scrittura è molto più difficile. Richiede molto più che confidenza. È la più vera forma di scrittura è scrivere a se stessi. Devi avere la volontà di aprirti ai tuoi lettori, esporre la tua vulnerabilità e parlare di se stessi, l'ho tradotto male, e mostrare a tutti la parte più profonda del tuo cuore. Hai esperienza nella scrittura tu? Anche tu, Yuri? Tu. Magari se mostrassi alcuni dei tuoi lavori potresti, aiutare Nazuki a sentirsi più confidente, in modo che lei cominci a condividere i suoi. E penso che valga lo stesso per Yuri. Volevo leggere le poesie degli altri. Ci sediamo tutti in silenzio per un momento. Ok, ho un'idea, ragazzi. Nazuki e Yuri guardano Quizzicali. Quizzicali, quindi come quiz, quindi con aria interrogativa Monica. Che genio. Andiamo a casa. Oggi, quando andremo a casa, scriviamo una poesia per conto nostro. La prossima volta, quando ci incontreremo, condivideremo la poesia con tutti gli altri. In questo modo, siamo tutti sullo stesso livello. Sì, facciamolo, tipo... Inoltre, adesso come un nuovo membro, penso che lo aiuterebbe a farlo sentire un po' più confortevole con gli altri e andrebbe più forte il legame del nostro club. Non è giusto, Kirito? Monica mi sorride in modo calorosamente, ecco. Ma lui è mai, una domanda, ma lui è mai accettato effettivamente? Sì, entro nel club? Vince! È il Corriere! Non è il Corriere! È il Corriere! È il Corriere! Come ci ho azzeccato! Comunque, stavamo arrivando al punto cruciale e il protagonista doveva far rispondere alla tua domanda. Ecco. Tipo, aspetta, c'è ancora un problema di fondo. E quale sarebbe? Adesso che siamo tornati all'argomento originale di entrare nel club, mi sono ricordato del fatto che non ho mai detto che avrei fatto parte di questo club. Sayori potrebbe avermi convinto a fermarmi, ma non ho mai preso nessuna decisione, quindi ho altri club da guardare quindi ho perso i miei pensieri praticamente. Tutte le quattro ragazze mi guardano con gli occhi praticamente delusi. E non vale così, però! Mi spiace, pensavo che... Kirito... E voi tutte... Sono senza difese contro queste ragazze. Come dovrei fare una decisione a mente chiara quando le cose stanno in questo modo? Va bene. Se scrivere i poemi è il prezzo che devo pagare in modo da spendere ogni giorno con queste bellissime ragazze,
Va bene. Giusto. Ok, mi sono deciso allora. Farò parte... Che decisione rapida. Farò parte del club di letteratura. Una dopo l'altra, ragazzi, gli occhi delle ragazze si illuminano. Sì, sono così felice, tipo. Sayori mi abbraccia, saltando su e giù. Ehi! Mi hai davvero spaventato per un momento. Se eri venuto solo qui per i cacchi, sarei stata super... super... Non... non mi viene il nome... super... scocciata. Ce l'ho fatta. Quindi, questo lo rendo ufficiale. Benvenuto nel campo di letteratura. Grazie, penso. Ok, tutti, ascoltatemi. Con questo possiamo ufficialmente chiudere la giornata di oggi... il meeting di oggi, quindi l'unione di oggi con, un buono, con una nota positiva. E tutti ricordatevi l'assignment, quindi il lavoro per stasera. Scrivete un poema che porteremo al prossimo incontro, in modo che tutti lo possiate condividere. Kirito, non vedo l'ora di vedere quanto... Non vedo l'ora di vedere come ti esprimerai. sì! Posso davvero impressionare la star della classe Monica con la mia... con le mie mediocre abilità di scrittura? Sento già l'ansia che comincia a salire dentro di me. Nel frattempo le ragazze continuano a cicciare e chiacchierare riguardo a Yuri e Nazuki. Mentre Yuri e Nazuki sistemano il cibo. Ehi, Kirito, visto che sei già qui, mi vuoi accompagnare? Vuoi che andiamo a casa insieme? Giusto, Sayori e io non camminiamo mai insieme perché ovviamente lei sta al club dopo scuola. Certo, perché no? Yeah! Va bene, ok, signor. Scusate, un secondino. Detto fatto, noi due ci incamminiamo... lasciamo la stanza del club e ci incamminiamo verso la strada di casa. Per tutta la strada la mia mente vaga avanti e indietro tra le quattro ragazze. Sayori, Nazuki, Yuri e Monica. Sarò veramente felice spendendo ogni giorno di scuola in un club di letteratura? Forse avrò la possibilità di crescere un po' di più con una di queste ragazze, ok? Benissimo, devo solo praticamente fare in modo che le cose girino dalla mia parte, sono sicuro che la fortuna mi troverà. Ok, praticamente puntiamo a quella più facile. Devo tradurre letteralmente quella facile. Del senso, non lo so. Penso Sayori sia la più facile. Sì, effettivamente. Però siamo amici, quindi no. Penso che inizierò a scrivere. Penso che inizierò a scrivere una poesia stasera. Cioè, non sai leggere, tu ti metti a scrivere. E tu non hai tempo di scrivere una poesia? Scegli le parole che penso che possano piacere. Che possano piacere al tuo membro più preferito del club. Qualcosa di bello potrebbe accadere a chi piace di più il poema. Aspetta. La domanda è cruciale, chi scegliamo? Esatto.